A due giorni dal nubifragio non si placano le polemiche su quanto successo a Catania in relazione soprattutto al grande flusso di acqua che è sceso lungo la via Etnea. La colpa, secondo l'amministrazione, è attribuita al fatto che molti comuni dell'Interland non sono allacciati al canale di Gronda. Il canale di Gronda è stato fatto negli anni del 2004-2006 e serve perfettamente a Catania. Non serve gli altri comuni viciniori a Monte su Catania, perché gli stessi comuni o gli enti preposti, che sicuramente non è il comune di Catania, non hanno provveduto a fare gli allacciamenti, in termine tecnico si chiama pettine, tra i singoli comuni e il canale di Gronda. Quindi quando succede un evento come quello di due giorni fa, imprevedibile, le bombe d'acqua non sono prevedibili, lo sanno anche i bambini, e investe tutte le falde dell'Etna, sono investite in un'ora da una quantità d'acqua pari, lo dicono i tecnici, già un sesto di quella che cade in un intero anno, lei immagina cosa succede se quel raccordo non c'è. Quindi il sistema Catania ha funzionato e lo dimostra il fatto che quella marea di acqua che tutti i siti hanno fatto vedere, dopo un'ora non c'era più nulla, era tutto asciutto, vuol dire che hanno funzionato il sistema canale di Gronda a Catania, ha funzionato. Il sindaco stamani inoltre ha fatto anche un sopralluogo proprio nel villaggio Santa Maria Goretti per constatare le condizioni e sentire i cittadini. La soddisfazione più forte è quella che una bomba d'acqua del genere, se fosse arrivata un anno fa, un anno e mezzo fa, due anni fa a Santa Maria Goretti, Santa Maria Goretti sarebbe stato coperto interamente. Invece, nonostante il regime dei canali, nonostante le difficoltà per le edificazioni a monte, il lavoro meticoloso, efficace, che nell'ultimo anno è stato fatto di pulizia quasi settimanale dei torrenti e la presenza immediatamente a piena piove della protezione civile comunale, dei tecnici comunali, ha dimostrato che è stato salvaguardato il villaggio Santa Maria Goretti alla grande, e questo io penso che sia una soddisfazione di coloro i quali ci lavorano ogni giorno. Lei abita in zona, forse è stato uno dei più danneggiati negli anni scorsi, quest'anno invece ha funzionato tutto. Uno dei più intervistati negli anni scorsi, perché in effetti mi ritrovavo in mezzo all'acqua, insomma, e diciamo, adesso dobbiamo riconoscere, diciamo, all'amministrazione comunale che è stata abbastanza presente nel controllare, nel monitorare che i fossati mantenessero sempre il loro alveo pulito, ma soprattutto i lavori che hanno fatto durante l'estate e in primavera, che sono stati lavori di pulitura di tutti e due i fossati che circondano il villaggio Santa Maria Goretti. E in più, diciamo, nel momento in cui c'è stato l'afflusso d'acqua, c'era un attrezzo che eventualmente rimuoveva, diciamo, eventuali, diciamo, detriti che andavano a ostruire il fossato che è sotto l'aereo rosso, che è quello che, insomma, ci crea problemi quando si ottura e riversa verso il villaggio, che purtroppo è sotto gli argini. Quindi dovremmo mantenere, come ha fatto quest'anno l'amministrazione, questa, diciamo, continua, diciamo, assistenza e monitoraggio dei fossati, che si devono mantenere sempre puliti, come del resto li ha trovato l'acqua questa volta. Sul nubifragio di Catania è intervenuto anche il ministro dell'Ambiente Corrado Clini. Sono stati utilizzati molti fondi per realizzare studi di fattibilità di progetti, ma i progetti non sono mai diventati opere, anche se naturalmente obiettivo degli studi e delle progettazioni dovrebbe essere proprio quello di arrivare alla realizzazione delle opere. Ma bisogna aggiungere che una parte dei fondi sono stati utilizzati per alcuni interventi che non si possono non definire quantomeno stravaganti. Ci sono depuratori, conclude il ministro, realizzati ma non collegati alle reti fognarie, e reti fognarie che non hanno depuratori.